Benvenuti a un nuovo appuntamento con la trasmissione dedicata alle erbe, alle loro proprietà, alle loro caratteristiche, in compagnia di Laura dell'Aquila. Bentrovata. Ciao, bentornati. Laura è biologa ed erborista e ci ospita in quella che è la sua fattoria didattica, insomma, forse è un po' restrittivo anche definirla così, che si chiama Giardino di Pimpinella. Siamo alle porte di Bologna, vicino alla città bolognese, immersi nel verde. Sì, più che fattoria didattica abbiamo deciso di chiamarla scuola di botanica ed erboristeria selvatica. E mi raccomando, selvatica è importante perché appunto noi siamo selvatici e ci piace molto essere così. Ma è comunque una scuola perché appunto facciamo corsi con le scuole, con gli adulti e sono comunque corsi pratici, come quello che stiamo facendo noi adesso, no? Andiamo nel campo, ci sporchiamo le mani, raccogliamo le piante e le trasformiamo. Perché solo in questo modo riusciamo a capire le loro proprietà, il loro carattere, la loro essenza. E anche a vederle proprio nel loro aspetto più naturale possibile. Esatto, vedere anche dove crescono, quali sono gli ambienti che preferiscono, qual è il periodo migliore per raccoglierli. Questo ad esempio è il periodo per quale pianta? Ah, questo è un periodo bellissimo. Questo siamo appunto intorno al solstizio d'estate ed è il momento in cui la maggior parte delle erbe sono pronte per essere raccolte. È in questo periodo che si celebra San Giovanni, la festa di San Giovanni, che cade il 24 giugno. In realtà è la notte di San Giovanni, è fra il 23 e il 24. E ci sono tante piante che vengono raccolte proprio in questa notte perché si dice, o all'alba, perché si dice che in questo periodo sono dotate di una speciale energia e tutte queste si chiamano erbe di San Giovanni, ma fra queste ce n'è una in particolare che è veramente l'erba di San Giovanni per antonomasia, che è quella che abbiamo raccolto finora. Siamo portate avanti. Sì, abbiamo si già... chiama? Iperico. È l'iperico, chiamata anche scacciademonio o scacciadiavoli. Ecco, guarda, ne abbiamo ancora due, poi direi che abbiamo finito la nostra raccolta. Per raccogliere l'iperico, ebbene, si raccolgono le sommità fiorite, lui proprio fiorisce in questo periodo dell'anno, e lo raccogliamo senza tirarlo, senza strapparlo, ma con un falcetto o con un coltello, con delle forbici, in questo modo. Vedi, ci sono già, quest'anno è stata una stagione molto siccitosa e molto calda, quindi siamo avanti rispetto ad altri anni, quindi è già in parte sfiorito, abbiamo ancora comunque dei bocciolini, abbiamo ancora dei fiori e quindi va benissimo anche così. Grazie. Un'altra, la raccogli tu questa? Ti posso chiedere? Certo, grazie. Dai, che è importante, raccoglila con un buon intento, è una pianta portatrice di luce. Adesso e poi la... Sì. Sì. E poi, guarda, ne approfittiamo, facciamo vedere che vicino c'è l'Achillea millefoglie. Poi magari ne parleremo un'altra volta, perché altrimenti sono tutte piante molto importanti. Viene chiamata millefolium perché ha le foglie che sembrano formate da mille piccole foglioline. Ed è Achillea, in onore di Achille, perché fra le varie proprietà è anche una pianta vulneraria, che si dice che sia stata usata da Achille per curare le ferite del suo esercito. Ma è anche una pianta legata al femminile. Ma adesso però parliamo dell'iperico. Sì, oggi è la puntata dedicata all'iperico. Andiamo, raccogliamo quindi i nostri cestini. Che ormai sono pieni e ci dirigiamo a lavorare alla base. Siamo arrivati al nostro tavolo da lavoro, ormai l'abbiamo chiamato ufficialmente così, che è quello che ci permette di vedere gli utilizzi delle erbe, delle piante che raccogliamo. Oggi è l'iperico, la pianta protagonista, e quindi
A te la parola. Sì, con grande piacere e onore parlo di questa pianta davvero speciale. Iperico perforato. Viene chiamata anche, come avevo un po' anticipato prima quando eravamo nel campo, scaccia diavolo, scaccia demonio, erba di San Giovanni, un'erba molto importante, che da scaccia diavolo e scaccia demonio è quasi diventato il demonio, perché se poi tu vai a leggere i foglietti illustrativi di tante farmaci, molte volte c'è scritto da non assumere se stai prendendo l'iperico, no? Perché si è visto che può avere dei meccanismi d'azione, delle interazioni, fare inibire l'assorbimento di certi farmaci, per cui da angelo è diventato quasi un qualcosa da maneggiare con cautela, ma adesso vedremo perché. Innanzitutto io sono convinta che le piante ci parlano un po' come ci parlavano quando agli antichi, no? Ai nostri antenati. Vedi che ha una ramificazione molto particolare, molto regolare, ha quindi un suo certo rigore, no? E che comunque va verso l'alto. Sì. Con questi fiori che, anche se li abbiamo raccolto, che è già un po' avanti, comunque sono gialli, aperti al sole. Ed è una pianta che fiorisce in questo momento, quando le ore di luce sono di gran lunga maggiori rispetto alle ore di buio, no? Intorno al solstizio d'estate. Quindi pianta portatrice di luce, pianta legata a San Giovanni. Si dice che infatti San Giovanni usasse questa pianta per scacciare il demonio. Prova ne è che nelle foglioline, se tu le guardi contro luce, vedi che ci sono dei piccoli forellini? Sì. Ecco, quei forellini sono i fori che sono stati lasciati dai dardi e dalle saette con cui il demonio cercava di attaccare San Giovanni. In realtà, dietro questo, come dietro ogni storia, favola, mito e credenza, è un modo per ricordare qualcosa di speciale di questa pianta. Viene chiamata anche Fuga Demonis. Veniva utilizzata fin dai tempi più antichi, da Ippocrate, da Galeno, dai greci. Veniva portata appesa in un qualche modo addosso per tenere lontano appunto le negatività. E ancora adesso a me piace portare avanti una tradizione, che è quella appunto di raccoglierla all'alba di San Giovanni e di farne dei mazzi e di tenerla, come si faceva un tempo, fuori dalle porte di casa per tenere lontano le negatività. E perché tutto questo? Secondo me è proprio osservando l'iperico che forse riusciamo già a capire un po' il significato di questa credenza. E come al solito gli antichi, pur non conoscendo i principi attivi, non avendo la minima idea delle formule chimiche o di che cosa ci fosse dentro a questi fori, già però sapevano perfettamente a che cosa servisse questa pianta. Quindi è una pianta di luce, una pianta che raccoglie il calore del sole nel momento in cui il sole prevale sulle tenebre. È una pianta quindi che porta anche calore. Ed è una pianta che, verde e gialla, gialla come il sole, ma gialla anche come la bile, quindi in un qualche modo ci ricorda anche che può agire sul fegato, però scopriamo, andandola a spiaccicare in un foglio di carta, che oltre al giallo dei petali ha un colore rosso speciale. Questo rosso è un rosso sangue. Che comincia a vedersi. Ecco, eccolo. Qui si vede molto chiaramente. È un rosso sangue. È un rosso che racconta che questa pianta, per analogia, è come se ci indicasse, ci segnasse che serve per tutte quelle manifestazioni rosse, che sono quindi bruciature, scottature, punture. Piaghe, ferite da frecce, da armi. È un rosso quindi che ci indica questo. Perché? Perché infatti si è visto che stimola, fra le varie cose che fa, la formazione e la rigenerazione cellulare dell'epitelio, dei tessuti, della cute, cutanea e degli epiteli in generale. E quindi va bene quando appunto abbiamo questi processi di arrossamento. Ma l'iperico è molto di più, non è soltanto questo. Anche se fa un po' effetto vedere che dal giallo... Sì, e fra l'altro appunto ti dico adesso, oggi
non dà il meglio di sé, perché stanotte c'è stato un grande temporale, finalmente abbiamo avuto una siccità spaventosa, c'era bisogno, e quindi è meno intriso, è meno attivato, perché questi principi attivi si attivano principalmente con la luce del sole, appunto è una pianta solare. Pianta solare che però appunto fa anche altro, questo sole, questo calore che l'iperico riceve e raccoglie è un qualcosa che va a sciogliere, quindi l'oliolite che andremo a fare è un oliolito che potrà servire non solo per curare bruciature, scottature, se andiamo al mare, se ci ustioniamo, tipo si dice l'olio della casalinga, ma anche un olio che va a sciogliere se abbiamo muscolature contratte, se abbiamo parti fredde, tipo non so, la zona dei reni, un po' stanca, fredda, faticata, se abbiamo l'apparato respiratorio con del muco, costipazione, scioglie. Quindi molteplici davvero. Veramente gli usi. Tanti usi. E poi c'è altro. L'altra cosa è che appunto, se vogliamo pensare che la realtà è fatta a strati, quindi c'è un livello materiale e poi dei livelli più sottili, a me piace pensare questo, e che comunque le piante attraverso il profumo, il colore, la vibrazione, la geometria ci mandano delle frequenze di vibrazione, delle informazioni, no? L'iperico ci manda anche un'altra informazione più sottile, un altro aiuto più sottile ma molto importante, che è appunto portatore di luce e di protezione. E quindi quella protezione che gli antichi dicevano appunto che può essere fatta mettendoselo addosso o fuori dalla porta di casa, l'abbiamo anche utilizzandolo per fare dei massaggi. Tre volte che lo uso, io lo uso soprattutto d'inverno, perché al sole, se noi ce lo diamo prima di andare al sole, in certe persone sensibili può dare una reazione, favorire la formazione di macchie. Comunque quando me lo do è come se mi immaginassi di rivestirmi di uno strato dorato di protezione, perché è un po' proprio quello che sento, è come se ci mettessimo dentro una capsula dorata di protezione più sottile. E quindi si può conservare, quindi una volta preparato lo possiamo conservare, sì, vedi, questo è quello che verrà alla fine. Abbiamo già fatto vedere il prodotto finale, sì. E che appunto si conserva, guarda, vedi com'è rosso, che colore, infatti. Noi faremo una cosa così. Adesso vediamo tutti i passaggi come si che fa, servono. Tutti i passaggi. Allora, quindi va raccolto appunto quando è in fiore, si prendono le sommità fiorite, stacchiamo appunto i fiorellini e li mettiamo in questo contenitore che abbiamo preparato. E man mano che li stacchiamo, potremo mettere anche le foglie, perché anche nelle foglie appunto ci sono i principi attivi. Ma principalmente la parte più ricca sono i fiori. I principi attivi sono tanti, sono flavonoidi come l'iperiside, la rutina, la quercitina, l'ipericina, sono tutti contenuti dentro le ghiandole secretrici, queste ghiandole traslucide. E poi c'è l'iperforina, che è stata studiata ultimamente, che si è visto che è un composto un po' più instabile, e quindi si ossida più facilmente ed è protetto all'interno del fitocomplesso dai flavonoidi. Ma l'iperforina si è visto che ha una proprietà fantastica. Ossia? Assieme all'ipericina, inizialmente sembrava che fosse principalmente l'ipericina a avere questa proprietà, ma principalmente invece si è visto che l'iperforina agisce tirandoci su di morale. È una pianta quindi che scaccia la malinconia, è una pianta antidepressiva, è una pianta che scaccia il demonio, perché il demonio nelle antiche credenze mistiche, in realtà è quando noi non siamo più capaci, non abbiamo più voglia di vivere, non siamo più capaci di gustarci la vita, non abbiamo più quella spinta, quell'entusiasmo, quella spinta sacra, no? E quindi scaccia il demonio, e può capitare, lo conosciamo bene, ci sono dei momenti, ci sono delle fasi in cui non riusciamo a mantenerci così, e quindi questo, in realtà, il vero demonio che scaccia è questo, quindi ci tira su di morale, ci toglie la malinconia, perché appunto soprattutto l'iperforina non fa altro che aumentare le concentrazioni sinaptiche dei neurotrasmettitori, quelli del buon umore come la dopamina, la noradrenalina e il GABA. E quindi si è visto quello che gli antichi già sapevano, ma che non avevano dimostrato, che agisce in questo modo. Quindi noi lo potremmo assumere anche in infuso,
in estratto idroalcolico, tintura madre, o semplicemente l'olio lito lo possiamo prendere a cucchiaiate. C'è però da dire una cosa, sì, che visto che funziona così bene, è un qualcosa, se lo prendiamo per via interna, di cui dobbiamo usarlo con cautela, soprattutto se abbiamo appunto degli stati depressivi. È sempre bene farsi seguire da un medico, da qualcuno che ci segua, certo, che poi ci darà appunto l'indicazione per assumerlo, perché non va assunto se abbiamo contemporaneamente assumiamo altri farmaci antidepressivi e comunque appunto ci sono in commercio dei prodotti a base di perico con la giusta titolazione, la quantità e la concentrazione, quindi sono indicazioni che sto dando, ma certo, in stati depressivi assolutamente facciamoci aiutare da terapeuti, professionisti, certo, seguire, no? E soprattutto se stiamo prendendo già anche altri antidepressivi, non prendiamolo in contemporanea perché potrebbe invece fare un effetto al contrario, sbagliato, capito? Sbagliato. E fra l'altro si è visto anche che ha proprietà antivirali, aumenta le difese immunitarie, abbassa appunto i batteri, e quindi davvero ha tante tante proprietà, scioglie anche il catarro, combatte la tosse, aiuta se abbiamo il fuoco di Sant'Antonio. E inoltre l'olio lito, dato sulle giunture, se abbiamo appunto un po' di problemi alle giunture, le scioglie e stimola anche la formazione della cartilagine quando pian piano è un po' consumata. Quindi pensa a quante cose. Può capitare anche col corso dell'età, insomma, certo, col passare degli anni. È una cosa che succede, quindi succede. Fa veramente molto bene. Quindi noi adesso stiamo facendo l'olio lito, nessun altro tipo di estratto, ma se volete appunto quando lo raccogliete potete anche tenerne un mazzo, essiccarlo e utilizzarlo per fare qualche infuso magari d'inverno assieme a un po' di melissa o a un po' di biancospino, perché aiuta anche a calmare l'ansia. Come si conserva per tenerlo e arrivare fino all'inverno? Per arrivare all'inverno basta che tu lo essichi e poi lo metti dentro un barattolo protetto dalla luce del sole. Ok. Volendo possiamo dare anche una pestata col mortaio, anche se non è così necessario, però mi piace sempre fare una pestata col mortaio, perché in questo modo aiutiamo l'estrazione, perché facciamo in modo che le cellule si aprano e quindi aiutino la fuoriuscita dei principi attivi. E poi senti come si sta sprigionando. Si sente. Perché c'è anche olio essenziale. Quindi oltre ai principi attivi che abbiamo detto, c'è anche una buona percentuale di olio essenziale, un po' resinoso, che dà appunto queste proprietà. E, ecco, a me piace fare una doppia estrazione. Sai che avevo letto in certi testi antichi che l'olio lito di perico andava fatto immergendo precedentemente l'iperico in un po' di vino rosso e non capivo perché. Poi ho scoperto, leggendo, informandomi, che una parte dei principi attivi si estrae, è idrosolubile, quindi la dobbiamo estrarre con l'alcol, e un tempo avevano il vino. Certo. E quindi in questo modo io li ho umettati con un pochettino di alcol, vedi, ho preso un pochettino di alcol e ho bagnato i fiori. Tanto poi questo odore di alcol, tenendo poi il vaso un po' aperto, se ne andrà. E in questo modo riusciamo a estrarre quei principi attivi che altrimenti con l'olio non riusciremo a estrarre. Infatti, va anche un po' lavorato, quindi. Va un po' lavorato proprio perché ci sia questa azione, no, di cedere questa parte. Vedi che infatti si sta raccogliendo questa parte rossa e l'alcol che ha estratto, i perforina e altri principi attivi che altrimenti non riusciremo a estrarre semplicemente nell'olio. L'olio lito di perico, quindi, è un olio lito che si fa al sole, ha bisogno di essere attivato dal sole e quindi lo lasciamo al sole e non avrà problemi di essere ossidato col sole, ma proprio viene attivato in questo modo. Quindi si prende un bel barattolo, non importa che il vetro sia scuro perché proprio deve essere proprio attivato dal sole, e ci mettiamo appunto l'iperico che abbiamo precedentemente lavorato con l'alcol. Sì, noi abbiamo velocizzato la lavorazione, ma ce ne vuole un po' di più di tempo, sì, naturalmente. Sì, certo. Ecco, questa è una cosa che può essere fatta, ma viene molto bene anche semplicemente con l'olio. È un segreto in più che mi piaceva condividere. Grazie. L'alcol, fra l'altro, aiuterà la conservazione, perché
trattandosi di una pianta fresca, la pianta è ricca d'acqua e quindi, essendo ricca d'acqua, una parte di quest'acqua col calore del sole uscirà dai tessuti e andrà quindi a contatto con la pianta e con l'olio e potrebbe anche portare a una fermentazione. In questo modo invece con l'alcol teniamo a bada anche questo fenomeno. A questo punto prendiamo del buon olio extravergine d'oliva. Che è sempre l'ideale, vero? Certo, poi soprattutto per l'oliolito di perico. Quantità? La quantità, guarda, a me piace fare le cose molto concentrate. Mm. Gli oleoliti potrebbero essere fatti con una concentrazione in volume, una proporzione in volume 1 a 5, no? Quindi una parte in volume di perico, 5 parti di olio. Ma io alla fine preferisco invece farlo più concentrato e al limite dopo poi lo diluisco. Poi lo agito, in questo modo favoriamo appunto l'estrazione. E gli do anche un po' della mia energia. Ti vuoi dare anche un po' della tua energia? Appoggio un attimo il microfono. Eh sì, è importante, l'abbiamo fatto assieme. Guarda che è già rosso, guarda che spettacolo. Sai che quando faccio i corsi e faccio agitare a tutti la preparazione, mi piace vedere che ognuno agita in modo suo. E tu agiti proprio da sportiva. Una grande forza. Grazie. Ecco. E a questo punto va esposto al sole, ma i primi giorni io lo tengo semplicemente con una garzina, una stoffa. Perché? Perché comunque l'acqua che è dentro, visto che stiamo usando la pianta fresca, è un'acqua che appunto col calore del sole uscirà dalla pianta ed evapora. E quindi se appunto si condensa andando a sbattere contro il coperchio, rischiamo di fare un qualcosa che vada male, con delle muffe e altri tipi di fermentazione. In questo modo invece facciamo in modo che appunto non si fermi qua, ma che passi all'esterno. Se vogliamo poi aumentare la proprietà solare, questa qualità solare di luce dell'iperico, potremo anche decidere durante la notte di ritirarlo dal sole. Quindi va esposto al sole per un mese, un mese, e se inizia a piovere togliamo le giornate di pioggia e quindi sarà un mese e mezzo, certo. No? Quindi 30 giorni di sole. Sarebbe bello farli con la luna crescente, allora saremo proprio al massimo. Una volta che è passato il termine, allora si filtra. Come si filtra? È sufficiente avere un colino a lama così molto, molto sottile, no? Adesso non lo facciamo, vi faccio vedere semplicemente. La poi sempre con questa garza, sì, la adagiamo sopra e filtriamo. E poi lo possiamo schiacciare con una schiacciapatate, con un torchio. E a questo punto abbiamo il nostro oliolito di perico, appunto, che ci accompagnerà durante tutto l'anno, che potremo appunto utilizzare se ci scottiamo, ma non solo, se appunto abbiamo bisogno di quella luce e di quel calore che ci vengono a mancare, che possono essere particolarmente adatti, soprattutto durante l'inverno. E abbiamo visto sia uso esterno, sia eventualmente sì, assunzione. Eventualmente assunzione e uso interno, ma mi raccomando, per quanto riguarda appunto la certo. parte legata alla depressione, farsi seguire da un terapeuta specializzato, non prendiamolo sotto gamba. No, questo è giusto precisarlo per la delicatezza. Certo. È una pianta molto attiva. Della questione. L'hanno a certe dosi, con una titolazione giusta di principio attivo, non è più di competenza dell'erborista, ma del medico. Quindi questo ci tengo. Insomma, certo. Le piante, come diceva Paracelso, ogni rimedio, ogni sostanza può essere contemporaneamente rimedio o veleno, dipende dalla quantità. E anche questa, l'iperico è proprio il caso di una di quelle piante che per via interna dobbiamo assumere, ma con attenzione, con consapevolezza. Eh certo. Oggi quindi abbiamo imparato tantissime cose per quanto riguarda l'iperico, tutte le sue caratteristiche e le sue proprietà. Abbiamo anche preparato altre soluzioni che possiamo utilizzare durante il corso dell'anno con una colorazione particolare e quindi non ci resta che ringraziare Laura dell'Aquila, che lo ricordiamo è biologa ed erborista, per averci illustrato e spiegato tutto quanto. Grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci. Arrivederci, grazie.